Significa la petizione online, significa avere la possibilità attraverso il sito web di Roma Capitale di presentare una proposta all'amministrazione, alla commissione, ad esempio capitolina in materia di ambiente, in materia, magari qualcuno ha qualche idea innovativa legata ad esempio a come sanzionare ulteriormente, diciamo, cioè, circostanze legate al commercio abusivo, per dire, o gli ambulanti. Allora a quel punto possiamo in un certo senso quella petizione o magari presentare una petizione che riguarda un progetto per la riqualificazione di un'area o la valorizzazione di un immobile. Quindi uno presenta una proposta, questa proposta poi viene anche eventualmente sostenuta dalla cittadinanza, sempre attraverso il web, e addirittura se raggiungerà le 30.000 adesioni, il primo presentatore potrà illustrarla. Ovviamente poi non viene votata, però una petizione, ed è lo stessa modalità che esiste anche in altri comuni, ma soprattutto in altri parlamenti di altre nazioni. Ad esempio pensiamo alla Gran Bretagna, dove i cittadini inglesi possono presentare le loro petizioni e illustrarle addirittura all'interno del Parlamento. In Italia non c'è una legge attuativa su questo, diciamo, quindi noi a Roma siamo anche un pochino più avanti del Parlamento con questa proposta Ecco, di aspetti, revisione diciamo dello per esempio, Statuto. vediamo se ho capito, petizioni online, insomma c'è un portale famoso, si utilizzano, se ne fanno tante a livello nazionale. Ecco, diciamo per esempio in un quartiere si dice noi abbiamo un problema di viabilità, non so se è l'esempio giusto, vi proponiamo di modificare questo pezzo di viabilità. Allora, Assolutamente. Allora, cosa diciamo che devono le fare e petizioni. quante firme online devono avere? Allora, ad esempio, allora, se riguarda se la materia, diciamo, può essere trattata, la petizione è lo strumento di democrazia diretta più semplice, perché non servono delle firme autenticate, non serve qualcosa di complesso, quindi la cittadinanza può andare sul sito, presentare, diciamo, la sua proposta, vedere se magari anche altre persone dello stesso territorio e quartiere hanno presentato la stessa proposta. Quindi inutilmente poi è inutile poi presentarne 10 tutte Sì, uguali, a quel chiaro. punto se ne presenta uno e gli altri dicono: ah, vedi, il mio vicino di casa condivide con me questo problema, firmo la proposta. E a quel punto anche chi sta amministrando ha la possibilità di ascoltare la cittadinanza e ascoltare i problemi, cioè la cittadinanza che chiede a noi effettivamente dei problemi più urgenti, e magari non si può essere in tutto, diciamo, contemporaneamente in tutti i posti della città, però è evidente.